Questa è la chiesa che dava il nome al laghetto. Partiamo col gossip. Vedete che c'è il campanile, vediamo qui, mi sembra segnato del 700. Cos'ha di particolare questo campanile? Che la chiesa aveva, c'era già qualcosa nel 417, quindi qui c'era, è stata edificata una delle prime chiese di Milano. Il 417 era passato meno di un secolo, poco più di un secolo dall'editto di tolleranza di Costantino. Si è incendiata nel 1070 e poi l'hanno rifatta tra il XI e il XIII secolo. La cosa interessante è che questo campanile però è del 700. Perché? Perché questo non era il campanile originale. E il campanile originale non era neanche lì, era di là, era dall'altro lato. Il gossip è questo. Questo campanile di là non era messo benissimo e a un certo punto è crollato e sotto c'è rimasto il parroco. Quando hanno rinvenuto il cadavere oramai del parroco, l'hanno frugato fra le tasche e gli hanno trovato un pezzo di carta. Quel pezzo di carta lui aveva scritto, era una lettera che doveva mandare, raccomandandosi di fare delle opere di restauro del campanile, perché secondo lui non era messo così bene. Altro gossip, qui hanno, nel 1476 hanno ammazzato Galeazzo Maria Sforza. E poi una cosa importante, qui dentro ci sono tantissime cadaveri di santi proprio della prima chiesa cristiana, tipo Osio, che è stato vescovo fino al 435, arcivescovo di Milano fino al 435, e sono qui da tempo immemorabile, dice Wiki. Questo dimostra come questa è una chiesa, è una chiesa che ha una storia molto lontana. È stata abbellita nel 700. Ma l'obelisco che c'è sulla sinistra? Probabilmente l'hanno fatto in quel periodo là. Non ho trovato molti più dati. Adesso per fortuna è aperta, la stanno dentro. Quell'ultima volta che sono passato non era bellissima, però tenete presente che fino a poco tempo fa era l'archivio diocesano, quindi non era neanche più una chiesa. Se volete facciamo un giro.